Un saluto a tutti gli amici rossoneri di Milanello, la nostra casa, la casa dei milanisti su YouTube. Vi invito a lasciare un bel like qui sotto e iscrivervi qui sulla zona del logo di Milanello. Non solo, due informazioni prima di partire. La prima è che su milanello.com senza www potete prendere la maglietta e da oggi sono partiti gli sconti. Quando entrate, cliccate. E la seconda notizia è che qui sotto c'è l'app di numero 10. Tra quelli che scaricano da questo link l'app di numero 10, uno vincerà la maglia del Milan della prossima stagione, che a breve spero di mostrarvi, quella che abbiamo indossato nella prima amichevole, non quella che abbiamo indossato oggi, che è la seconda, quella bianca. Scaricatela, ci siamo anche noi di Milanello, ragazzi. L'app numero 1, la più scaricata, ovviamente. Quando vi chiede all'inizio che squadra tenete, mettete il Milan. Allora, amichevole, la seconda amichevole contro la squadra del Z, puntini puntini, nome impronunciabile, squadra ungherese che è più avanti rispetto al Milan. Inizierà il campionato il prossimo weekend, al Milan invece mancano ancora 3 settimane. Attenzione perché vi diamo anche una buona notizia di calciomercato, o meglio indizio, segnale. Ebbene, un primo tempo con un approccio un po' difficoltoso, loro sicuramente hanno azzannato la gara, e quando giochi con squadre più avanti che fanno la partita della vita, questo è un po' il rischio. Siamo partiti obiettivamente un po' male, poi abbiamo preso le misure, però siamo andati sotto. Il primo tempo concluso sul risultato di appunto 3-1 con il gol di Giroud su calcio di rigore procurato da Ballo Touré. Devo dire, come annotazioni iniziali, segnaliamo ancora un Rebic con la faccia da capitano, un Rebic come buona parte della squadra decisamente più sottotono rispetto alle prime uscite. Va detto che ovviamente è una gara che lascia il tempo che trova, in cui l'obiettivo è mettere minuti nelle gambe, in cui secondo me abbiamo evidenziato i carichi che si fanno sentire ovviamente in questa fase, dove non è importante vincere, è importante mettere minuti nelle gambe, e si è vista proprio una differenza da questo punto di vista tra le due squadre. Non solo, intanto ragazzi, sta per finire la partita, ho visto una bella giocata di Adli che poi è subentrato, adesso parliamo anche di Adli. Va detto che però, nonostante le difficoltà a livello atletico, queste gare sono fatte per avere indicazioni da chi ha più interesse a mettersi in mostra, da chi non è sicuro del posto, da chi non è sicuro magari anche di una conferma, da chi deve cercare di scalare le gerarchie o cercare di meritarsi un posto. In questo senso, ragionando insieme a voce alta, ecco, ad esempio Ballo Touré non mi ha fatto dispiaciuto, ha avuto delle buone iniziative personali, si è procurato il calcio di rigore, ha saltato diverse volte l'uomo, mi è sembrato più tonico, meno oggetto misterioso rispetto alla scorsa stagione, quindi lo metto poi nei promossi. Non c'era Pobega perché ha un piccolo problemino, nulla di che. Per quanto riguarda, ad esempio, Brahim Diaz, devo dire che, a parte qualche piccolo spunto, non ha dato quello che ci si aspettava, almeno per quanto mi riguarda, per come ho visto io la partita. Poi sono curioso di leggere anche i vostri commenti. Ad esempio, nel secondo tempo, in mezz'ora, mi è sembrato molto più sul pezzo, molto più andare a cercarsi responsabilità ad lì, di fatto nello stesso ruolo. Siamo partiti sempre con appunto Brahim titolare nelle ultime 2 o 3 partite, compresa quella di Milanello, e Adli poi che è entrato dopo. Ebbene, credo che se oggi qualche indicazione l'abbiamo, se potete prendere con le pinze, credo che per quanto mi riguarda si debbano invertire un po' le gerarchie con Adli, che in questo momento forse merita di giocare più titolare rispetto a Brahim. Nella ripresa poi sono entrati i big. Ricordiamo che sì, nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma avevamo soltanto 2 titolari su 11. Questo va ricordato. Ad esempio, appunto, un Kalulu subito in forma di tirambi, che mi sembra uno di quelli più in condizioni, sembra già in forma campionato. E Giroud che ha trasformato il calcio di rigore. Rebic un po' più pasticcione rispetto appunto alle prime 2 ottime apparizioni. Volevo segnalare che cosa anche. Che quando è entrato poi Leao, ragazzi, Leao ha ripreso dove aveva lasciato, nel senso che mi sembra davvero sempre un fuoriclasse, pronti via parte, ne lascia sul posto 2, entra in area, poi non è magari stato ancora concretissimo, però ecco, secondo me Leao l'anno prossimo o quest'anno che sta per iniziare ci farà divertire ancora di più rispetto allo scorso anno. Sui 3 gol, disattenzioni. Si poteva fare sicuramente meglio. Tartaruzan non ha grandi colpe. Tonali poi ha messo minuti nelle gambe.
E ribadisco, ragazzi, lo sto vedendo perché sta per finire la partita. Adli bene, Adli bene, Adli bene, ragazzi. È entrato pronti via, è andato a recuperare una palla. Si è preso un fallo, ha fatto un'accelerazione. Adesso vedo finta contro finta, scambio dentro in area sul lato corto dalla palla a Krunic che poi trasforma. Ragazzi, Adli bene, bene, bene. 3-2 Milano in questo momento, sta per finire la partita. Ragazzi, mi viene da sorridere perché Adli mi sta piacendo molto. Faccio così, ragazzi, live perché Adli bene. Ha fatto poi uno scambio molto bello prima con Theo Hernandez. Ecco, in generale sembra che la produzione offensiva, bene Adli, sia molto simile a quella dell'anno scorso, a parte questa azione, cioè molto sulla fascia sinistra. Theo Hernandez, Leao, Theo Hernandez, Leao. Detto questo, ragazzi, vediamo se riusciamo a pareggiare oppure no. Se la si perde, dico che non è una partita d'estate che ci deve condizionare. È chiaro che quando il mercato non decolla, se tu fai bene in campo, il mercato che non decolla ti pesa un po' di meno. Se invece non vinci, ti pesa un po' di più, sei un po' più insofferente. Però devo dire che sono sereno. Poi, vedendo tutti i giocatori che sono entrati nella ripresa, Milano ha preso le misure e ha fatto anche bene. Ecco, Messias, un altro che secondo me, a parte qualche guizzo, può fare di più, deve fare di più. Anche Salemakers ha avuto una palla con un sinistro tirato altissimo. In generale, ripeto, questa partita, ecco, potremmo racchiudere in questo momento così. Adli, non me ne voglia, però Brahim. È vero che poi Adli è entrato in campo con anche tutti gli altri big, quindi magari Brahim predicava forse un po' del deserto, ma non è riuscito neanche a predicare. Adli mi piace, ragazzi. E sono sul carro di Adli. Venite perché c'è ancora un po' di spazio. Ditemi che a me sta piacendo davvero. Sono contento perché è un nuovo acquisto, ma non lo consideriamo molto nuovo acquisto. C'è questo vizio perché l'abbiamo preso da diverso tempo. Per il resto, sto pensando se mi sono perso qualcosa. Andando un po' a ripercorrere il tutto. Poi vedrete domani mattina le pagelle e le annotazioni. Sì. Produzione offensiva molto sulla sinistra, poco sulla destra, a parte l'azione del secondo gol con Adli, però ripeto, non facciamoci la testa. La buona notizia, indicazione, è che Charles de Ketelaere non è stato convocato per la gara, per l'esordio domani in campionato del Bruges. Molto significativo, per come aveva parlato anche ieri il tecnico del Bruges, sembrava se lo portasse, questa è un'indicazione importante. Intanto andiamo in area, dentro con un'azione di Calabria che non è riuscito a trovare con il diagonale il gol, peccato. Quindi De Ketelaere ai margini, quindi domani si spera possa essere la giornata, dovrebbe essere la giornata di dentro fuori definitivo. Da quello che abbiamo raccolto non si dovrebbe arrivare neanche a lunedì o martedì, o dentro fuori domani, speriamo dentro, il fatto che non sia stato convocato può far ben sperare. In generale ragazzi, sì, loro sono più avanti, devo dire che hanno fatto anche qualche fallo di troppo, ecco. Ricordiamo che sono sempre delle amichevoli. Indicazioni con Leao molto bene, i big bene, e la curiosità grande su Adli, che mi sembra anche, a differenza di quello che pensavo, uno molto agonistico, uno che va sulla palla, non si tira indietro, va, che c'ha tanta voglia, questo è evidente che abbia tanta voglia. E bene, bene, il grande promosso oltre ad altri, però c'è la grande curiosità su di lui e direi che bene, bene, bene così. Vediamo, sta per finire la partita, così vediamo come finisce. Però ragazzi, Theo, Leao, ci divertiamo anche l'anno prossimo ancora di più. Bella azione di Salemakers, finta, il tiro deviato, palla che poi viene tenuta in gioco, non ce l'ha rimessa dal fondo. Credo che sia per finire la partita, ragazzi. Due cose, scaricate l'app di numero 10, qui sotto c'è il link, scrivete il vostro nome se l'avete scaricata da questo link, uno di voi vincerà la maglia del Milan. Se volete questa maglia, versione scudetto, nero-rossa, da oggi ci sono i saldi ancora per pochi giorni qui sotto su milanello.com, andate e la potete prendere, sfoggiatela ovunque quest'estate. Quindi complessivamente non mi dispero per la sconfitta, mi porto a casa qualche buona indicazione da alcuni giocatori, qualcuna negativa. E soprattutto molto buone da Adli, che ragazzi a me in questa mezz'ora è piaciuto e neanche poco, devo dire. Vediamo se 3 minuti di recupero, quindi pazientiamo ancora un paio di minuti insieme. Vediamo adesso Adli è uno che si va a prendere la palla, va, è più centrocampista chiaramente rispetto a Brahim Diaz, però bene ragazzi.
Davvero è un bell'acquisto per quello che abbiamo visto fino ad oggi. Secondo me può dire la sua. È un Jolly che ci mancava. E bene, bene, ragazzi, ci voleva un ottimo ad lì oggi. E domani vediamo che cosa succede appunto sul fronte legato a. Adesso tiene la palla, salta l'uomo, apre sulla sinistra, vertice con Leao che ne punta due, prova a pretendere un po' troppo, viene poi fermato. Per il resto, ecco, Florenzi non si è visto molto, ha aperto una cannonata, adesso c'è un fallo di Adli, perché ha interesse a mettere minuti nelle gambe. Quindi sono test che lasciano il tempo che trovano, bisogna apprendere un po' qualcosa sui singoli che conosciamo un po' poco. Oggi di faccia nuova c'è solo Adli, per me è stato davvero in questa mezz'ora molto positivo, molto molto positivo. Origi, ricordiamo, non c'è ancora, attesa anche per vedere anche lui, sarà pronto per la prima di campionato tra 3 settimane dalla panchina. Giroud ha segnato su calcio di rigore e dai, prendiamoci questo, in attesa che domani speriamo possiamo portarci a casa anche De Ketelaere. Ecco, si potrebbe ragionare così, Giroud barra Origi, Leao, Adli De Ketelaere Adli, secondo me Adli lo vedremo spesso quest'anno. Oppure De Ketelaere Messias, insomma, là davanti ci si può divertire con tante possibilità. Detto che, per quanto mi riguarda, avremo bisogno. Oppure Renato Sanchez De Ketelaere. Ecco, Messias Saelemaekers, personalmente non li ritengo il massimo per giocare l'anno prossimo sulla fascia destra del Milan. Hanno prodotto obiettivamente un po' poco. Non me ne vogliono, ma credo che il Milan lì debba fare il salto di qualità. De Ketelaere impiegato a destra, ci portiamo qualcuno in mezzo oltre a De Ligt, vediamo quali sono le valutazioni. Vi mando un abbraccio, forza Milan oggi più che mai, domani ancora di più. Ciao ragazzi!